Benvenuti a questo nuovo appuntamento con la formazione in collaborazione con il broker Purple Trading, di cui vedete già rappresentato chi sta guardando su YouTube, almeno sopra di me, Marco Martire. Abbiamo due Marco oggi. Ciao Marco, ben ritrovato. Ciao Renato, grazie mille, buonasera a tutti quanti, le persone che ci stanno seguendo e soprattutto un saluto a due cari amici, perché non sono solo due collaboratori, ma due cari amici come Marco e Fabrizio. Un saluto anche a te, ovviamente, Renato. Bene, bene, già quindi introdotto, oggi è una prima assoluta, quindi insieme due grandi traders e formatori, e sono, comincio giusto così come vedo io, Marco D'Andrea, ciao Marco! Ciao Super Renato, come stai? Spero tutto bene, insomma, nella trading zone. E un saluto a Marco e a Fabrizio. E c'è anche Fabrizio Mastroforti, ciao Fabrizio! Ciao, ciao, buonasera a tutti. Ciao Marco e Renato, un abbraccio. Abbraccio anche da parte mia, saluto già chi, allora siamo in diretta su Zoom come sapete e anche contestualmente e contemporaneamente su YouTube, però sarà utile come video registrazione. Già vi anticipo che domani vi manderò via email a tutti voi che siete iscritti su Zoom, quindi riceverete l'email con la video registrazione. Se vedete vicino a me un altro FM, sempre Fabrizio, un'altra sua postazione che userà per quella per condividere i suoi grafici. Saluto intanto chi ha già scritto nella chat su Zoom: PZ, Diego, Marco, Marco, Massimiliano e Maria Miriam. Ciao Miriam. Allora direi, Marco Martire, di iniziare come sempre con il disclaimer, che anche quello è un programma di trading in qualche modo importante e utile da ricordare, e anche magari ci fai una bella presentazione del broker. Ricordo che se siamo qui è proprio grazie a Purple Trading. Prego. Grazie mille Renato. Allora, vado con la lettura del disclaimer, come al solito. Allora, i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 63% dei conti di investitore al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD con questo fornitore. Il valore è stato determinato nel periodo compreso tra il 1 aprile 2021 e il 31 marzo 2022. Valuta se puoi permetterti di sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Il trading forex in marginazione comporta un elevato livello di rischio e non è adatto a tutti gli investitori. L'elevato livello della leva può funzionare a favore o a sfavore del trading. Prima di decidere se fare trading nel forex, si invita a considerare attentamente i propri obiettivi di investimento, il proprio livello di esperienza e la propensione a rischio. C'è un po' di... C'è qualche interferenza? Magari chi disattivare i microfoni? Perché, prego. Esiste la possibilità di perdere il capitale investito in tutto o in parte, quindi non si deve investire denaro che non ci si può permettere di perdere. È importante conoscere tutti i rischi associati al trading forex e richiedere un parere professionale a un consulente finanziario indipendente in caso di dubbi. Qualsiasi opinione, notizia, ricerca, analisi, prezzo o altre informazioni contenute nel presente materiale sono fornite a titolo di commento generale di mercato e non costituiscono una consulenza di investimento. LF Investment Limited non accetterà nessuna responsabilità per perdite o danni, inclusi senza limitazione perdita di profitto, che potrebbero derivare direttamente o indirettamente dall'utilizzo di tali informazioni. Purple Trading è un marchio nazionale numero 85981 e un marchio Unione Europea numero 01833223293 di proprietà e gestito dalla LF Investment Limited 11 Lowkey Akrita Limassol Cipro, una società di investimento cipriota autorizzata e regolata dalla SAISEC, licenza numero 271/15. L'azienda è quindi tenuta a seguire tutte le leggi cipriote e le norme e le condizioni previste dalla licenza emessa dalla SAISEC. Allora, non so se... Attenzione che vedo due Marco D'Andrea collegati e forse l'altro che fa un'interferenza. Marco, ti sei sdoppiato anche tu, Marco? No, ma ce ne sono cinque, Renato. Ce ne sono cinque? C'è un virus. Fabrizio, Marco. C'è qualcuno che si è inserito? Attenzione, attenzione. Sta Ah, mettendo sì. tutto Marco D'Andrea, vedi? Marco, o hai condiviso il tuo link? La faccia. Eh sì, mi sa che... Libra Franco, che interessante. Qui, allora, devo rimuovere un po' di... Marco, non so che cosa è successo. Ho condiviso il link praticamente Il relatore.
Da relatore hai condiviso. Ai ai ai, Marco D'Andrea. Attenzione, a quante persone l'hai condiviso? 1.800 circa. Bene, quindi. E allora, aspetta, che lo cancello. Numero Ok. Renato, mi potresti mandare il link qui in chat da quello da Sì. spettatore? Che magari condivido quello. Aspetta che mo è diventato un videogame, come si collegano li sto disattivando, è un gioco di Renato, abilità. hai rimosso anche me. Fabrizio, collegati di nuovo, tanto puoi. Ok, grazie. Poi tanto tu da quel link, adesso ti mando l'altro invece, Marco D'Andrea. Te lo metto su WhatsApp. Sì, ok. Lo giro su Telegram ai miei. Ok, bene, bene, bene. Sembra che si sia calmati. Ok, sembra. Mi dice scusa Renato che non posso rientrare perché mi hai mosso. Aspetta che te lo mando di nuovo. Chiedo scusa per questo piccolo contrattempo. Allora, vediamo quale. Vabbè, te li mando entrambi. Va bene, Mattias. Ok, te li ho mandati tutti e due entrambi. Vedi tu Ok. quello giusto. Ok, adesso dovremmo essere ok. Scusami Marco Martire. No, assolutamente, ragazzi, è stata una cosa bellissima, è stata anche divertente. Io continuo a ridere perché, vabbè, conosco la Marco alla perfezione dall'università, non è cambiato di una virgola, quindi perfetto. No? Le abbiamo passate tante io e lui insieme, quindi ci mancherebbe altro, questo è il mio, alla grande così. Allora, sì, tornando seri, per quanto riguarda Purple Trading, io sono Marco Martini, mi presento, intanto di nuovo saluto a tutti quanti i partecipanti, anche coloro che erano panelist prima con noi. Sono il country manager italiano di Purple Trading. Purple Trading è stato citato comunque per quanto riguarda i numeri come uno dei broker leader in Europa per il numero di clienti redditizi. Questa è una cosa molto importante perché in base ai numeri che sono stati diciamo raccolti nell'ultimo anno, come ho letto prima nel disclaimer, quindi da aprile dello scorso anno ad maggio di quest'anno, no, da marzo dello scorso anno, aprile di quest'anno, siamo stati tra i broker più redditizi in Europa. Adesso vedremo anche con i numeri di giugno per poter di nuovo fare questo calcolo. Questi sono tutti i numeri che potete vedere direttamente sui siti di ogni broker, in ogni modo, quindi potete anche voi confrontare e vedere effettivamente il tutto. Perché siamo tra i broker più redditizi? Questo magari ce lo dovreste dire voi. Secondo noi, quello che pensiamo è soprattutto per l'educazione. Come state vedendo adesso, noi stiamo facendo educazione webinar principalmente adesso con Renato, quindi con la sua piattaforma e con la sua community. Inoltre, organizziamo spesso webinar, abbiamo molto materiale educativo e principalmente quello che cerchiamo di dare, quindi educazione soprattutto gratuita in questo modo, con professionisti come ad esempio Marco D'Andrea e Fabrizio Mastroporti. Andiamo a vedere Purple Trading, dato che non è un broker market maker, bensì è un broker STP puro, quindi un broker che non si basa sull'essere una controparte per il cliente, bensì quello che fa Purple Trading è mandare gli ordini direttamente al mercato. In questo modo non rappresenta un conflitto di interessi con i suoi clienti in nessun modo e soprattutto ha un'esecuzione rapida ed equa di tutti gli ordini, quindi uno slippage positivo. Non guadagniamo ovviamente sulle perdite del cliente, non avendo alcun conflitto di interessi con loro. Sono benvenuti in questo modo tutti i clienti profittevoli, per questo mi ricollego a quello che era stato detto nella slide di prima. Protezione del saldo negativo: essendo noi sotto ESMA, dobbiamo per legge proteggere il saldo negativo, quindi non si può assolutamente entrare in debito con il broker in nessun caso. Piattaforme MT4 e CTrader, principalmente la MT4 e la CTrader, dove ad esempio c'è il copy trading sia sull'MT4 o anche sugli ETF, dato che comunque sia abbiamo direttamente anche questo servizio con gli ETF. Strumenti abbiamo il Forex, materie prime, indici azionari con microlotti, cripto, azionario CFD americano e future CFD. Un canale Telegram dedicato, quindi totalmente gratuito, dove noi ogni giorno sempre analisi di mercato, sia con professionisti del settore, sia ovviamente anche analisi di mercato fatte direttamente anche da me con articoli, principalmente sullo swing della settimana e tutto il resto. Andiamo infine a vedere gli altri due servizi importanti che abbiamo, ovvero sia come fornitore di strategie, quindi come strategy provider, se c'è qualche persona, ad esempio qui tra voi partecipanti, che può essere interessato perché magari è un trader profittevole soprattutto, che quindi vuole mettere la sua strategia sul nostro sito affinché poi
Noi possiamo quindi proporla in questo modo? Assolutamente sì, è possibile perché siamo noi che abbiamo la licenza di portfolio management, siamo noi che quindi dal punto di vista legale forniamo un ombrello tra cliente e strategy provider, quindi su questo siete totalmente protetti. E infine l'introducing broker, perché si può essere qualcuno che magari è interessato a fare l'introducing broker per power trading, ci sono interessanti commissioni, quindi nel caso ci fosse qualcuno qui presente che possa essere interessato, i miei contatti sono questi, li scriverò adesso anche in chat, come solitamente faccio sempre per quanto riguarda i nostri webinar, e quindi queste sono chiaramente le informazioni sul broker. Attendo ovviamente i vostri messaggi e i vostri mail, sono a totale disposizione come sempre. A tal proposito c'è già Antonio che ti chiede, posso chiedere info sulle commissioni? Assolutamente sì, assolutamente sì. Possiamo vederlo direttamente, volete che le mostro adesso oppure magari è una questione che preferite che magari ne parliamo diversamente in un altro momento? Lo possiamo fare verso metà webinar, dai, verso metà webinar, esatto. Ok, quindi... Ne parliamo. Quindi Antonio, un po' di pazienza e ti può... E quindi... Intanto Fabrizio ti ho mandato, a quell'altra email te l'ho mandato, quindi vedi se ti è arrivato l'invito a partecipare, quindi poter condividere. Renato, guarda, ci sono i miei studenti che praticamente mi dicono che quelli che sono stati rimossi non possono rientrare, perché appunto rimossi. Devono usare un'altra email allora, probabilmente. Ok, io lo scrivo. Sì, magari usando un'altra email si riesce a... risolvere. Intanto Fabrizio, ti ho mandato anche l'altra email, quindi se vuoi provare a entrare con l'altro profilo. E non la vedo ancora sulla mail né sulla posta indesiderata. Boh, stasera siamo... Te l'ho mandato. Non so se vuole cominciare Marco, D'Andrea? Allora. Sì, comincia Marco. Sì. Così vediamo con Fabrizio nel frattempo. Vai avanti tu che a me mi viene da ridere, come si dice a Roma. Allora, questa è la piattaforma di Purple Trading, ok? Allora, oggi parliamo un po' della parte teorica, comunque dei casi, anche se, come sa benissimo anche Marco, ma soprattutto Renato, io di teoria sto molto a zero da questo punto di vista, preferisco andare direttamente alla pratica, insomma, no? In generale, quindi non faccio parte di quegli uomini corteggiatori, ma andiamo dritti al sodo. Qui abbiamo praticamente la situazione di, diciamo, degli indici azionari. Parliamo di indici azionari americani. Allora, una cosa che tengo a specificare, ovviamente con l'assistenza anche di Marco Martire. Allora, qua dove trovate scritto ECN, ok, questo è direttamente il futures, ok? Quindi in linea generale, come potete vedere, si paga la commissione, ok? Questa qua è un'operazione innanzitutto che, diciamo, è stata aperta il 5 luglio, quindi 2 giorni fa, alle 16.35, quindi ovviamente orario italiano mi sa che sta un'ora avanti, quindi questa è alle 15.35 e 46 secondi primi. Marco Martire, sei abilitato a bastonarmi se dico qualche cavolata. E poi praticamente utilizzo lo 0.01 perché praticamente quando ho aperto questo conto con Marco ero abituato ad utilizzare i lotti interi, perché magari abituati con gli altri broker della MetaTrader vi danno praticamente il valore del Nasdaq, ovviamente piuttosto basso, no? Quando mettete il lotto intero solitamente si muove di un punto, di un euro, appunto, una roba del genere. Invece questo, essendo direttamente il futures, in generale vedete che io qua sono entrato a 11.375 e praticamente il prezzo attualmente è a 12.050, quindi in realtà stiamo guadagnando la bellezza di 625 punti di Nasdaq, che come potete vedere con lo 001 stiamo guadagnando 135 euro. Se avessi utilizzato il lotto intero in questo momento avrei portato il conto a 13.500 euro, ok? Quindi fateci molta attenzione, perché serve un conto altamente capitalizzato per comunque dei casi muovere i lotti interi, perché magari non so, abituati con altri broker dove magari il punto, utilizzando il lotto intero, magari hanno leva alta e quindi utilizzate, diciamo, il lotto intero direttamente che vale un euro appunto. In questo caso no, questo è direttamente il valore del futures. Dico giusto, Marco? Dice giustissimo. L'unica cosa che mi volevo un attimo precisare è il discorso dell'ECN lì. Allora, abbiamo due tipologie di conto, un conto STP e un conto ECN, poi lo spiego dopo perché c'era una domanda su questo. Però comunque sia, l'STP si basa sullo spread,
quindi non c'è commissione fissa, l'ECN si basa invece sulla commissione fissa e lo spread crudo. Poi sta il trader a decidere, si possono usare anche entrambi per provarlo. Semplicemente questo. Per il resto sì. E questo anche, sono future, ma sono basati sui contratti future, ma sono comunque contratti CFD questi, basati sempre sui future, questo è da dirlo. Assolutamente sì, però proprio questo per rendere, no, la situazione più reale possibile, insomma, al futures direttamente, anche se comunque dei casi sapete, insomma, la differenza tra un CFD e un futures, e comunque dei casi il CFD è un mercato secondario, il futures diciamo direttamente al mercato primario, ma proprio per dimostrare proprio la trasparenza totale del broker da questo punto di vista, si simula proprio tutto il mercato reale, quindi è come se fosse il mercato principale, compreso ovviamente la movimentazione dei soldi a mercato direttamente. Quindi io da quel dì, che comunque nei casi ho visto che si muoveva da 1000 euro appunto, una roba del genere, ho detto: caro Marco, mi sa tanto che qua devo utilizzare i lotti più bassi. Poi ovviamente questo è un conto che era partito con 40.000 dollari, di cui praticamente adesso stiamo guadagnando 2.600 dollari da quando bene o male abbiamo iniziato a fare un pochettino seriamente con tutti gli studenti, eccetera, eccetera. Infatti che mi stanno scrivendo che purtroppo Renato, pure il discorso della seconda mail, dice non riesco ad entrare, però vabbè, pazienza, insomma, tanto, come si dice, vedranno. Mi dispiace, sì, poi magari daremo la videoregistrazione. Assolutamente. Allora, cominciamo quindi un po' a parlare di questi mercati americani. Allora, il motivo per cui è stata aperta alle 15.35 di martedì, ovviamente, è dovuto al fatto che comunque io amo tradare i mercati americani in fase di apertura. Io dico sempre, no, dobbiamo vedere sempre il discorso, diciamo, della volatilità, no, del mercato. Dice, quando è che c'è più volatilità? Questo basta mettere, insomma, il mercato a un'ora e vedete comunque già a livello empirico, anche se è sbagliato, perché voi sapete che io sono un trader quantitativo e sono abituato a leggere le serie storiche, non guardo il grafico, non guardo la forma delle candele, non guardo fondamentalmente il colore delle candele, non guardo i pattern delle candele, non guardo né analisi grafica né analisi tecnica fondamentalmente. Però è ovvio che magari in questo caso, come potete vedere, guardate un po', la candela di oggi è proprio la candela più pronunciata a livello, diciamo, di distanza tra minimo e massimo, proprio quella che ha aperto in teoria qua, vedete, dalle 15 è chiusa alle 16, se lo mettiamo a mezz'ora è proprio quella dell'apertura, vedete, in generale. Quindi ovviamente questo serve a farvi comprendere che comunque dei casi durante la fase di apertura è la fase migliore dove intervenire a mercato, almeno sugli indici americani. Stesso discorso ovviamente vale anche per il DAX. Comunque dei casi il DAX è un mercato, il mercato tedesco, l'indice tedesco, vedete le candele più pronunciate sono proprio quelle di apertura in generale, vedete quelle, le prime del mattino in generale. E quindi stesso discorso vale per i mercati americani. Allora, questa è un'operazione multi-day che in realtà, come potete vedere, ogni tanto, come si dice, io dico sempre, c'ho la fortuna del principiante, che guarda qua Renato, questo manca un cecchino da questo punto di vista. Sei troppo principiante, sei troppo. Esatto, esatto. E il principiante di Marco praticamente c'era un minimo a 11.356 e noi siamo riusciti a entrare a 11.375, quindi 20 punti sopra il minimo, quindi siamo quasi riusciti ad azzeccare il minimo di giornata, diciamo, in previsione, e dallo stesso siamo entrati al rialzo. Quindi questa è una bella operazione, insomma, da farci pure il quadro, insomma, in generale, e tenersela secondo me ben da parte. Stiamo lasciando correre un pochettino la situazione. Io questa operazione, ovviamente, per chi magari abbiamo il piacere di stare insieme solo un'oretta, insomma, di cui ce la dividiamo con l'amico Fabri, però da questo punto di vista io penso di chiuderla domani. Domani scadenza tecnica, insomma scadenza settimanale, come si dice, io di questo periodo qua, un'altra cosa che vi dico in generale, non ho tanta fantasia di lasciare le operazioni aperte overnight e soprattutto dopo il weekend, perché di sabato e domenica comunque dei casi i mercati sono chiusi e quindi ci possiamo trovare che il lunedì mattina, ovviamente a mezzanotte stiamo a dormire, da questo punto di vista, almeno noi italiani, almeno che insomma non soffriamo di insonnia per il troppo caldo in generale, quindi ci svegliamo la mattina alle 8, alle 9, potrebbe essere successo qualche situazione strana. Sti giorni qua comunque dei casi, magari Marco ci dirà lui le informazioni, come sta andando la situazione, ma tra guerra, Covid, recessione, più che anche più ne metta, la volatilità al mercato è impazzita
e quando impazzisce un po' la volatilità, da questo punto di vista succede che fondamentalmente i trader vanno un po' nel pallone, bruciano conti o comunque dei casi hanno perdite piuttosto importanti. Quindi da questo punto di vista io dico sempre, secondo me, se non siete troppo esperti, io vi dico al venerdì sera, chiudete le operazioni dove stanno e non ve la rischiate troppo di andare praticamente con operazioni overnight al lunedì, al martedì. Ovviamente se non avete conoscenza, se non avete esperienza, dico per questo motivo, insomma, per salvaguardia da questo punto di vista. È ovvio che un trader esperto normalmente segue il suo piano di trading, il suo money management, e se deve andare overnight, va overnight ovviamente, no? Anche fuori il weekend da questo punto di vista. Quindi questa è un'operazione che ci portiamo avanti, siamo entrati secondo me discretamente e quindi ce la teniamo avanti almeno fino a venerdì. Venerdì ovviamente secondo me l'orario migliore per chiudere è a cavallo tra le 20, quindi candela che apre alle 19 chiude alle 20, fino a quella candela che dovrebbe chiudere insomma tra le 21 e le 22. Ovviamente faccio tutto, come potete vedere, è tutto un discorso di andare... Marco, scusami, c'è Walter che chiede, ma perché è rientrato a quel prezzo lì? Allora, il motivo di cui sono entrato a questo prezzo qui è, diciamo, è un motivo molto semplice, no? L'ho spiegato più volte, quindi cerco di utilizzare dei termini un po' popolari in modo tale che ci capiamo presto e subito. Allora, il mercato americano, per come lo analizzo io, è un mercato di natura mean reverting, ok? Io dico sempre che la differenza tra mean reverting e trend following è come la differenza tra uomo e donna. Il trend following sarebbe quel mercato che è praticamente sempre direzionale, come potrebbe essere magari il petrolio in generale. Vedete, io dico il petrolio è il maschio alfa tipico, quando prende una direzione la mantiene, un po' come gli uomini, no? Che mantengono il punto, eccetera eccetera. Io penso che, immagino che qualcuno di voi sicuramente è andato a fare shopping con una donna, ok? Lo shopping con una donna è il mean reverting tipico, perché tu esci con un'intenzione e poi si avvera tutt'altra cosa da quel punto di vista. Quindi ecco, in linea generale il mean reverting è proprio quello che succede nei mercati americani, cioè mercato che comunque nei casi prima di andare a fare nuovi massimi aggiorna i minimi e prima di fare ovviamente nell'algoritmo opposto, quindi prima di fare nuovi minimi tende sempre a fare nuovi massimi. La giornata di martedì è stata manuale da questo punto di vista, infatti vedete un po' che è successo, ha aggiornato il massimo del giorno prima, vedete, no? Il giorno prima il massimo era da ste parti, lo ha realizzato qui, quindi ha fatto un massimo più alto, poi dopo ha riassorbito il massimo precedente ed è venuto giù. Poi che cosa ha fatto? Ha aggiornato nella stessa giornata il minimo, ha fatto un minimo più basso e poi è andato su aggiornando nuovamente il massimo. Questo è tipico, quindi lavora su, se vogliamo definirlo, no? Come spesso gli analisti tecnici, gli analisti grafici chiamano, no? I famosi supporti e resistenze, no? I famosi livelli orizzontali, soltanto che nell'analisi tecnica, nell'analisi grafica, i supporti e le resistenze si vanno a studiare ognuno per conto suo, non ci ho mai capito una mazza su come vengono individuati da questo punto di vista, perché ognuno ha il suo modo di interpretarlo, quindi è una cosa molto soggettiva. Io le cose soggettive non ci credo troppo dal punto di vista, diciamo, della borsa in genere, quindi sono un po' critico da questo punto di vista, perché che ne so, che tu dici, prendi un trader e gli dici tracciami una trend line, e chi te la prende dai minimi, chi te la prende dalle chiusure, chi alcuni minimi li scarta e prende i massimi, chi prende i massimi, però i massimi prendo solo quelli di swing, tolgo quelli relativi, quindi ognuno ha la sua teoria, la interpreta a modo suo, e secondo me questo atteggiamento diventa un po' pericoloso, perché non è replicabile per quello che mi riguarda. Invece l'individuazione dei massimi e dei minimi in maniera un po' più oggettiva, secondo me, è quella appunto di dire quanto potrà andare più in basso questo mercato rispetto al minimo precedente. In linea generale io mi vado praticamente a calcolare l'escursione, diciamo, la distanza tra massimo e minimo in questo caso è stata calcolata in 120 punti più o meno, come potete vedere, e vedete un po' la discesa che c'è stata, la discesa che c'è stata è stata di 110 punti. E quindi ho detto, all'interno di questo prezzo io dove sta il mercato, se mi riassorbe, diciamo, l'andamento, mi vado praticamente a comprare il prezzo. Poi vedete, coincide pure con a precedenti aree di minimo, insomma, no? Quelle che mi guardo sono un po' i minimi intraday e i minimi daily, fondamentalmente sono quelli i livelli di prezzo in cui fondamentalmente io mi aspetto
che il mercato abbia delle reazioni. Infatti, vedete, su questo livello di minimo, nella giornata del 30 giugno ha praticamente reagito, lo ha fatto il 1 luglio, poi l'ha fatto dei minimi più alti il 4 luglio, poi li ha raggiornati e dopodiché io ho detto, perfetto, secondo me qui il mercato è arrivato, compro. Poi è ovvio che devo andarmi a filtrare questa informazione anche con gli altri due mercati, mi guardo pure il Dow, vado a vedere quello che è successo sul Dow, che mi conferma bene o male lo stesso discorso, e me lo guardo soprattutto sull'S&P 500. Ultimamente vi dico in termini di correlazione, se guardate il Dow, l'S&P 500 fa la stessa cosa e viceversa, quindi vi conviene guardare uno dei due mercati, senza che vi perdete troppo sui mercati americani da questo punto di vista. Quindi S&P e Dow sono uno il fratello più grande, uno il fratello più piccolo, ma sono due gemellini. Il Nasdaq è un po' come il ribelle della famiglia americana da questo punto di vista. Ultimamente, diciamo, fa un po' come cavolo gli pare da questo punto di vista. Magari vi succede che trovate il Dow che sta crescendo e il Nasdaq che invece scende. Quindi quelli sono segnali, secondo me, buoni da prendere, perché comunque sul lungo periodo tengono sempre a, come si dice, a riallinearsi. È ovvio che nel breve periodo bisogna capire chi è che comanda in quel momento, perché magari potrebbe essere un segnale anticipatorio per una discesa, oppure potrebbe essere invece un segnale posticipatorio e quindi sta ripartendo una risalita. Quindi dovete essere poi bravi a cercare di interpretare bene quella che è un pochettino l'intenzione del mercato. In questo caso siamo riusciti in maniera abbastanza dignitosa a prendere quello che poteva essere l'area di minimo, diciamo, interessante. Tecnicamente l'algoritmo mi doveva dire, qua vi dico un po' la botta di culo, insomma, che ci ho avuto, che io tecnicamente dovevo chiuderla qui a fine giornata, come vi dicevo prima, tra le 21 e le 22 dovevo chiudere l'operazione. Mi sono addormentato e mi sono svegliato la mattina dopo che comunque l'operazione continuava a salire. Ho detto, sai che ci sta, ormai sto a multi day, la lascio fino a venerdì. E quindi ho preso la decisione, insomma, con gli studenti con cui ero in diretta oggi, abbiamo deciso di mantenere aperta questa operazione e la chiudiamo domani sera con tutta calma, anche perché stiamo vedendo che il mercato sta salendo. Tanti di voi comunque sanno, io non utilizzo stop loss, da questo punto di vista sono un amante che non ama i preservativi da questo punto di vista, quindi non voglio sicurezze, quindi vado nudo e crudo sperando di non essere ubriaco, come si usa dire. In linea generale mi sono messo invece un take profit di scorta, visto che l'altra volta mi sono addormentato, se non voglio evitare, diciamo, la stessa cosa pure sto giro, mi metto un take profit di scorta. Perché l'ho messo qua? Semplicemente perché se comunque dei casi la mirror reverting ti dice, se tu pensi che il mercato abbia fatto un minimo che sia stabile e comunque dei casi sia crescente, vuol dire che deve andare ad aggiornare un precedente massimo. È ovvio che sull'intraday il massimo che deve aggiornare è quello di giornata, ma sul multiday quale sarà? Sarà quello del movimento, diciamo, di inversione. E il movimento di inversione praticamente parte da sto livello qua. Vedete, comunque questo è il minimo effettivo più basso, poi questa è l'area, diciamo, comprata, dove poi alla fine ci ho avuto io l'ultima chiamata, che è stata proprio martedì, per la quale si poteva salire su questo treno rialzista. E ovviamente dov'è che secondo me almeno arriva sto treno rialzista? Secondo me arriva ad aggiornare almeno sta zona di massimo qua. Ovviamente io non credo che poi vada oltre questa zona di massimo, perché comunque dei casi non stiamo più, diciamo, in questa situazione, no? Noi eravamo abituati a vedere i mercati americani sempre che fanno nuovi massimi, sempre che fanno nuovi massimi e sempre che fanno nuovi massimi. In realtà la situazione è diventata molto pericolosa, nella misura in cui il 2022 è partito veramente male dal punto di vista dei trend rialzisti, tant'è che è andato a rompere al ribasso il minimo del 2021. Quindi succedendo sta cosa mi fa capire che comunque dei casi la presenza degli orsi, no? Quindi di tutti quegli investitori, fondi di investimento che comunque nutrono riserve sui rialzi e quindi anzi sono a favore dei ribassi, è abbastanza presente come presenza sul mercato, e quindi questo mi fa capire che comunque non ho troppe speranze di vedere fondamentalmente il mercato americano andare a aggiornare i massimi, e quindi io mi tengo
ovviamente un po' più umile nei ragionamenti e mi tengo più conservativo da questo punto di vista e mi pongo dei target che sono sicuro che va a fare. È ovvio che comunque dei casi, tolte le botte di culo, tolte diciamo i colpi diciamo accidentali, dovete cercare sempre di ragionare in maniera oggettiva e limpida sul mercato, perché fondamentalmente dopo la troppa boriosità nei confronti del mercato non paga mai e quindi rischiate che magari belle operazioni come queste vadino un pochettino poi a farsi friggere. Quindi in linea generale è importante avere consapevolezza di quello che è un po' il movimento di mercato e soprattutto quello che vi dico è importante comprendere che nel weekend purtroppo può succedere di tutto in generale, quindi questo insomma ce l'ha dimostrato pure un po' il petrolio, no? Vedete ad esempio nella giornata di oggi, vedete come il mercato qui è partito e comunque De Casi ha fatto la bellezza, vedete qua, di 7,5 figure. Nella giornata di martedì stessa cosa, cioè il mercato ha fatto 14 figure di ribasso, cioè che solitamente questi movimenti di mercato in momenti normali eravamo abituati a vederli insomma a farli in una settimana, anche addirittura in 10 giorni, mentre qua con una giornata ha fatto tutto. Quindi questo è importante prendere consapevolezza del momento di mercato e in relazione allo stesso adeguarsi. Detto Marco, questo, aspetta un attimo, ti interrompo un attimo, scusami. Intanto la prossima volta metterò vietato ai minori di 18 anni prima del webinar. Quindi c'è Davide che ti chiede: ho visto un grafico con due super trend. Come sono settati? Uno 10.3 e l'altro 10.1? no, allora mi sa tanto che ci ha visto male il nostro telespettatore. Davide, Davide. Allora, caro Davide, questo è un super trend che soprattutto è un super trend che come puoi vedere, aspetta, eccolo qua, si chiama MD Super Trend. Questo me lo sono fatto io, ok? In generale, e me lo sono modificato secondo alcuni parametri. Questo è un super trend, ma questo non è un super trend, questo è un MD half trend. MD sono le mie iniziali, ok, del nome e cognome, e questo è un half trend che è simile come logica al super trend, ma come puoi vedere è più attaccato al prezzo, ok? Questo praticamente, allora, il super trend, questo qui normale, è ponderato su dei valori dell'ATR. Il half trend invece è ponderato su valori della deviazione standard, quindi sta un po' più attaccato al prezzo, insomma. Questi sono indicatori miei proprietari che sono un po' gelosetto, quindi non l'ho mai distribuiti e quindi in linea generale c'hanno delle Bene. formule, insomma, tutte mie, tutto qua. Non li trovate in giro, ecco, sono leggermente modificati. Ovviamente non mi sono inventato niente da questo punto di vista, però ho solo apportato degli accorgimenti che secondo me potevano essere validi sul codice. Ok. Intanto a Fabrizio dico: Fabrizio, prova ad entrare con l'email, quella con cui sei già attivo adesso. Magari funziona e ti permette, dovrebbe permetterti di, vediamo se riusciamo a risolvere, perché ti ho mandato l'email anche agli altri. Nel frattempo, Marco Martire, avevamo una risposta in sospeso da dare ad Antonio, che chiedeva appunto in base a quello che è il programma, il piano commissionale di Purple Trading. Esattamente. Allora, per quanto riguarda il piano che abbiamo detto, per quanto concerne il discorso sui diversi status che ha Purple Trading, io rinnovo quella che era stata anche, faccio di nuovo lo share, se mi permetti, per quanto concerne il... Ok. Certo, sì. Allora, voglio rinnovare di nuovo l'offerta Prime che era stata fatta negli scorsi mesi, la rinnoviamo anche per quest'ultimo mese d'estate con Renato, per quanto concerne proprio il discorso di essere un cliente Purple Trading con lo status Prime. Lo status Prime, rispondo al nostro telespettatore in questo caso, è uno status che ti permette tecnicamente di avere già un 20% di sconto sulle commissioni. Normalmente lo status normale prevede che tu, se apri con un conto STP, hai uno spread sempre ipotizzato sull'euro-dollaro di 1,5, si abbassa questo spread a 1,3. Mentre per quanto riguarda il discorso ECN, che si basa su una commissione fissa, uno spread crudo che è intorno allo 0,5, la commissione fissa, se si aprisse normalmente il conto, si avrebbe intorno ai 10 dollari per lotto. In questo caso qui, 20% di sconto, 8 dollari per lotto. Quindi questa è la commissione Prime. E normalmente lo status Prime, come spiegato anche negli scorsi webinar, è uno status che noi diamo solamente ai clienti nostri che sono con noi da un anno, che comunque sia fanno un deposito di 20.000 euro. In questo caso assolutamente no, dato che
siamo qui presenti insomma con Renato, questa offerta dedicata a lui, in questo caso non c'è alcun deposito minimo, quindi si può avere direttamente lo status Prime senza alcun tipo di deposito minimo. È un'offerta limitata, come sapete, però questo qui io ve la mando adesso di nuovo in chat, in modo tale che comunque chi possa essere interessato può aprire lì. Ovviamente io sono sempre a disposizione con i miei contatti, ho inviato già adesso sia i contatti sul canale Telegram, ma li vado a rinviare di nuovo, compresi anche il canale Telegram, gli ebook e tutto il resto. Prego. Che chi sta seguendo la videoregistrazione su YouTube trova sotto, nella descrizione. Trovate tutti quelli che sono i contatti, lo state vedendo anche a video, mettete in pausa anche in qualsiasi momento questo video. E Antonio chiede $8 per apertura e chiusura o $16 in totale? No, non è una truffa, assolutamente, $8 per apertura e chiusura, ci mancherebbe altro, in totale chiaramente, quindi sarebbe 4 e 4, però vengono totalizzati già all'apertura. Quello che mi interessa anche dire, dato che i tuoi follower sono, l'altre volte mi hanno richiesto e alcuni di loro mi hanno anche contattato, abbiamo anche degli indicatori, che sono, ecco, indicatori Purple, sì, che sono degli indicatori che molto interessanti, molti di voi hanno già provato sul demo account, ragazzi potete provarli tranquillamente sul demo account, vi mando anche qui in chat ovviamente anche la parte inerente agli indicatori, così potete anche vederli senza alcun tipo di problema e potete anche capire un pochettino come funzionano attraverso dei video che ho fatto direttamente io. Quindi avete già tutto quanto qui in chat e poi anche, come ha detto Renato, sotto, per coloro che stanno guardando la diretta YouTube, avete sotto il video tutti i vari link. Il link della, per quanto riguarda l'offerta Prime, come immagino, la invierà anche domani con la registrazione, è vero Renato? Sì, guarda, sto mettendo tutto dentro perché tutti questi altri riferimenti che hai messo nella chat, molto interessanti, li sto proprio mettendo adesso, quindi troverete tutto, tutto, proprio tutto all'interno del, sotto nella descrizione del video per chi sta guardando sempre. Sì. Aggiungo solo un invito a Antonio, nel caso in cui avesse altre domande per i miei contatti può tranquillamente o chiamarmi o mandarmi un'email senza problemi, poi ci possiamo sentire senza alcun tipo di problema, rimango a totale disposizione di tutti i partecipanti ovviamente. Lascio la parola a voi ragazzi di nuovo. Bene. Fabrizio, penso che tocca a lui. Fabrizio, sei riuscito a risolvere? Attiva il microfono. Non ti vedo collegato, quindi presumo. Intanto Antonio dice che ti contatterà, Marco. Bene. Mi sentite? Sì, adesso sì. Stavo ultimando le operazioni per creare un template sull'altro computer. Comunque, se riesci così vediamo. Eccolo qua, vedo che stai condividendo. Faccio l'ultima operazione. Mm-hmm. Così vedete come fare questo. Sì, Fabri, commentala perché magari parecchi non lo sanno, insomma, no? Intanto Antonio che dice devo lasciare la diretta. Antonio, comunque ti manda, prendi subito nota dei contatti di Marco Martire. Comunque io ti manderò l'email, ma se per qualsiasi ragione non dovesse arrivare l'email, tu comunque, e lo dico a tutti, a beneficio di tutti chi sta in diretta su Zoom, prendete voi nota, scrivetevi quella che è l'email, i contatti che ha messo prima Marco. Allora, iniziamo a parlare, poi continuiamo, nel senso, io invece, proprio perché siamo diversi e complementari, come diceva Marco, uso strategie abbastanza comuni, no? Diciamo, intanto va bene, ho l'onore di essere ospite stasera con Renato, che è stato, diciamo, il mio primo mentore, nel senso che ho iniziato con le candele Kinashi. L'onore è mio. Quando non metto sopra il grafico, le metto sotto. C'è un indicatore che... Perché spesso le utilizzo come per gestire le operazioni che già ho... dentro, no? Nel senso che anche se la strategia nasce, come in questo caso, con le candele giapponesi, dove questa è una strategia
sia intraday che multiday, dove cambiano alcuni settaggi, ma sono le bande di Bollinger. In questo caso per l'intraday siamo in un grafico orario. Questa strategia è stata testata nel tempo, soprattutto nell'intraday in H1M15. Diciamo che quest'ultimo mese mi ha dato diverse soddisfazioni per quanto riguarda il time frame orario. Parliamo come funziona la strategia proprio. Quindi abbiamo le bande di Bollinger proprio settate di default. Come le trovate, cioè quindi con il periodo della media a 20 e la deviazione 2. Un altro riferimento importante degli strumenti per questa strategia è lo stocastico, che io utilizzo con dei parametri diversi da quelli di default, e in particolare lo faccio vedere, sono 10-6-3 i parametri con cui uso lo stocastico. E come lo uso lo stocastico? Lo stocastico fa parte integrante della strategia che prevede, quando c'è un'accelerazione, come in questo caso, volendo, anche se qui abbiamo un ristringimento delle bande che ci fa pensare a una compressione di volatilità, e non è che mi piacciono molto, no, queste situazioni. Solitamente quando c'è un'accelerazione, le bande sono abbastanza grandi, aspettiamo una chiusura fuori dalle bande. Ok, quando abbiamo una chiusura fuori dalle bande e poi un successivo, per esempio la candela successiva a questa, se oppure la stessa candela, se entro il termine di chiusura mi chiude all'interno delle bande, diventa la cosiddetta candela progetto. Una candela progetto che però deve essere confermata, è una sinergia con lo stocastico. Lo stocastico deve essere in ipervenduto in questo caso, no? E le due medie devono o stanno per incrociare o incrociano o hanno da poco incrociato. In ogni caso dobbiamo avere lo stocastico in ipervenduto per far sì che questo sia il setup, che questa candela, che sta diventando forse blu e potrebbe anche chiudere all'interno delle bande, già ci sarebbe il setup, perché lo stocastico si sta portando in ipervenduto e sta per incrociare. E poi perfeziono diciamo la definizione degli strumenti. Ho detto che uso 10-6-3, ma anche i livelli di per comprati per venduto li uso 25-75 io, invece che quelli di default. Come avuto il setup, cioè quindi la candela chiude all'interno dopo la fuoriuscita dalle bande, la chiusura della candela precedente, ma può chiudere all'interno anche non proprio la candela successiva, ma anche la seconda o la terza, diciamo non più di tre candele, poi una deve chiudere all'interno. E l'ingresso come avviene? Avviene alla rottura, in questo caso, del massimo della candela progetto. Come ho detto, se per esempio questa è la nostra candela progetto, mettiamo un ordine buy stop alla rottura del massimo della candela. Lo stop viene messo, in questo caso, qualche pip sotto al minimo della candela stessa. Solitamente io faccio anche uno studio proprio a livello di supporti e resistenze nei time frame superiori, ok? E se abbiamo chiaramente un livello vicino al prezzo, che intanto ci supporta ancora di più, ci rende più confidenti nell'ingresso, nel senso che stiamo chiaramente noi auspicando che cosa? O un pullback o un'inversione, no? Nel senso un rientro all'interno delle bande. Quindi se abbiamo
un livello anche che o anche tracciando Fibonacci nel senso precedente su un time frame superiore, abbiamo un livello di Fibonacci, un livello di supporto e resistenza vicino al prezzo, questo ci può dare un aiuto. E chiaramente anche per il posizionamento dello stop loss non dobbiamo essere pignoli. Se per esempio questa candela aveva un minimo, no, di 7-8 pip più basso della nostra candela progetto, io personalmente lo andavo a mettere se il sacrificio non è, cioè non ci fa sperequare il rapporto rischio-rendimento, l'avrei messo decisamente sotto lo swing, no? Quindi dobbiamo cercare per il posizionamento dello stop loss, che secondo me è una delle cose più importanti, proprio perché o non lo si mette, come ha detto Marco, oppure dobbiamo posizionarlo nel miglior modo possibile. In che senso? Nel senso che pensiamo che se venga raggiunto il nostro stop loss si invalida la nostra analisi, e quindi dobbiamo cercare altre opportunità, perché in ogni caso il mercato sta andando contro la nostra analisi. Questo è per quanto riguarda, diciamo, una strategia semplice, che però spesso proprio le strategie semplici pagano se vengono chiaramente applicate con una certa disciplina, nel senso che le regole, solitamente, ecco, un piano di trading, secondo me, deve, affinché uno lo possa applicare in maniera disciplinata, deve avere delle regole precise, e dobbiamo cercarle di applicarle, come dicevo, con disciplina, non cercare sempre nuove strategie dopo il primo stop loss, oppure incominciare a interpretare e fare dei cambiamenti. Se una strategia è stata testata, dobbiamo cercare di applicarla diciamo, seguendo tutte le regole. Questo è il consiglio per quanto riguarda il mindset che mi sento di dare dopo diverse, chiaramente, anni di esperienza e diversi stop loss presi, ma anche diversi cambiamenti nelle strategie dopo una settimana, che non ci aiutano per niente. Insomma, dobbiamo cercare di fare un diario di trading per le operazioni che andiamo a immettere, e capire che quando abbiamo trovato una strategia pur semplice, ma la dobbiamo applicare, come dicevo, in maniera disciplinata, applicando tutte le regole. Fabrizio, Questo, scusami, prego. dalla chat Massimo, buonasera, sul grafico leggo per lo stocastico 10,3,6, non 10,63 come detto, No, quindi è che appare sulla MetaTrader, ho fatto vedere prima proprio così, dicevo 10,63 come, no, nel senso come andiamo a compilare, ma poi la MetaTrader scrive 10,36. quindi Comunque, il rallentamento, che diciamo è diverso dalle percentage, basta che ci ricordiamo che è quello che è 6, è il bene. rallentamento. Poi c'è Mario sopra la banda all'inizio del restringimento, un esempio di entrata short? Allora, qua no, perché non abbiamo un movimento, diciamo, sarebbe andata bene, però io voglio un movimento precedente. Qui abbiamo un movimento laterale precedente, c'è un'uscita dalla banda, poi un rientro. Ribadisco, sarebbe andata bene, ma vedete anche dopo altra lateralità, questa candela, se faceva 3 pip in più, andavamo a prendere uno stop. Dopo andava bene, però dicevo, accelerazione precedente con uscita dalle bande e la candela che rientra. Questa è, diciamo, la situazione ideale per quanto riguarda la strategia. Bene, poi ancora aggiunge Mario, però i crismi del setup sono quelli, mi pare di aver capito. Sì, esatto, sì. Qui c'è. Allora, dobbiamo pensare alle chiusure. Quindi chiusura fuori dalle bande, chiusura dentro le bande.
quella che chiude all'interno delle bande è la nostra candela progetto. In questo caso andiamo ad immettere un sell stop, a differenza. E qui lo stocastico, sì, forse era in ipercomprato, non lo so, forse ci aiutava questo a non entrare oltre alla lateralità, che lo stocastico non era in ipercomprato. Poi c'è Michele che ti chiede, la strategia è solo per i Forex? Io la uso su Forex, Gold e Oil, cioè su strumenti dove opero. Io non opero su indici, per questo chiedo l'aiuto di Marco. Quindi perché tu non segui l'indice? Però si potrebbe adattare anche all'indice. Secondo me si può applicare a tutti gli strumenti, a tutti gli strumenti finanziari. Quindi, però io dico dove l'ho testata, sia nei time frame che negli strumenti, è stata testata sul Forex, sul Gold e sull'Oil, e per quanto riguarda l'intraday nell'H1 e nell'M15. Renato, con Fabrizio abbiamo fatto un patto di ferro. Io faccio gli indici e lui fa il Forex. Quando usciamo, io guardo le bionde e lui le more, così non li capito. Già, ma fermati qui che comincia a entrare un argomento che non so dove poi va a finire. Quindi basta, poi non vogliamo sapere oltre le bionde e le more. Quindi vedo Marco Martin ti conosce meglio di me, quindi già lo vedo bello divertito. C'è Massimo, quindi la discesa precedente a quella esposta era valida e va in stop, grazie? Aspetta che... Vabbè, tanto ce l'abbiamo, abbiamo messo l'altro formato. Allora, quella precedente, quindi io leggo proprio come ha scritto, quindi la discesa precedente a quella esposta era valida e va in stop? Questa discesa era valida, quella esposta, quella precedente, quindi un'altra discesa. Quindi Massimo, se riesci a specificare meglio guardando anche sotto come riferimento magari le date, se puoi darci qualche indicazione in più. Tanto Marco D'Andrea, mi permetto di scherzare, lo sai, per l'amicizia che c'è. Assolutamente sì. Visto che è rimasto tutto in silenzio lì, poverino. Questa discesa... Io sto ascoltando Fabri, quindi figurati. La discesa... 5 luglio, ore 6, ha scritto. Non vedo... Allora. Più a sinistra, quindi, verso a sinistra, il movimento più forte, precedente, guarda. Esatto. Questo qui non ha una uscita dalle bande, né un... cioè, a questa lui dice forse, ma allora, qui esce dalle bande, ok? Questa però non rientra, rientrano con delle candele ribassiste, quindi non siamo noi. E poi non verranno mai attivate. Vedete, non viene mai rotto il massimo, anche se dico, ok, questa la chiusura la considero dentro le bande, anche se è una candela rossa, no? O questa che sono sicuro che ha chiuso dentro le bande, rispetto, no, al movimento che ha chiuso fuori. Però non viene mai attivato, quindi lo stop viene salvato, nel senso proprio dalla strategia che se... perché qualcuno in maniera aggressiva entra all'apertura della candela successiva, ok? E spesso invece il fatto del rompere il massimo della candela progetto, in questo caso, o il minimo chiaramente se si va short, ci salva proprio da queste situazioni. Quindi qui non veniva mai attivato il nostro buy stop. Bene. Massimo ti ringrazia, dice che ha capito, grazie molto. Mentre Mario, Daniele ha scritto devo uscire, buona serata, ciao Daniele, non so se sei ancora collegato. Mario, la divergenza dello stocastico può essere un ulteriore elemento? Sì, chiaramente lo stocastico molti lo usano con la divergenza e quindi sicuramente è un elemento. Io lo stocastico lo uso come... diciamo come conferma e come fornitore di segnali con queste diciamo con questo settaggio. Con il settaggio tradizionale
lo uso come anche vedendo le divergenze, soprattutto però su time frame più grandi, nel senso nei grafici giornalieri e con il settaggio di default. Qui mi serve più come diciamo fornitore di segnali, l'incrocio in ipercomprato e in ipervenduto. Bene, 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 bene. Allora, vediamo se c'è qualche altra domanda a chiarimento, altrimenti possiamo già dare l'appuntamento tra una settimana, saremo tutti qui, quindi sempre ore 18 in diretta su Zoom per vedere la seconda parte di questa sessione. C'è Angelo, buonasera, Gold, non riesco a inquadrarlo a livello grafico. Angelo, non sei l'unico perché, mamma mia, Gold viene da una fase molto laterale che si è svegliato adesso al ribasso. Vediamo allora in chiusura, Fabrizio, vogliamo dare un'occhiata a Gold? Ok, se lo trovo su queste. È sotto, guarda, è lì, ferma, sinistra, sinistra, Xau, Ecco. eccolo lì. Giusto, Marco Ok. Martire, mi confermi? Confermo, Ok, perfetto. confermo. Sì. Per quanto riguarda, non so, lo guardiamo su un grafico giornaliero. Allora io per quel più che con le analisi le faccio, diciamo, non con le bande di Bollinger e con la strategia, ma diciamo tracciando supporti e resistenze classiche, trend line, eccetera, tracciamenti di Fibonacci. Io devo dire che e quando ne parlo anche, diciamo, facendo le analisi, il livello più importante che è stato rotto in questi giorni, quindi sarà importante se viene recuperato, secondo me è 1788. Cioè l'area tra 1785 e 1788 è stato negli anni un livello, diciamo, più che mensile, quasi annuale, nel senso che da lì ha fatto sempre dai 40 ai 60 dollari dopo averlo rotto in maniera decisa al rialzo, al ribasso. Se andate a vedere i grafici, lo potete inquadrare. E quindi io vedo un grafico già da qualche giorno, pur nella lateralità, vedendo la media 200 e la media 50 esponenziale, un grafico che già volgeva al ribasso. Però la rottura di quel livello mi ha fatto pensare che lo potrei aver visto o a 1845 circa, o fino ad un minimo di 1700, 1725, okay? Che infatti, e da qui potrebbe, io ho un supporto weekly a 1725 area, chiaramente 1725, 1726, e da qui potrebbe ripartire con lo step di 1745, come dicevo prima, come approdo. Se viene rotto, potrebbe andare a ricercare quel valore di 1788, che comunque rimane poi una resistenza secondo me molto importante, e che solitamente c'è un po' di lateralità intorno a quel livello. Però quando viene rotto, proprio quella candela che viene rotto, ha fatto sempre dai 40 ai 60 dollari, Che non sono pochi. C'è esatto, o in su o in giù. Marco, ti chiede per il settaggio dello stocastico sui 15 minuti, sempre 10-6-3? Sì, esatto, l'intraday, il multiday ne parleremo la prossima volta, sia dei settaggi, e vedremo se c'è Perfetto. qualche operazione, nel senso nella la prossima volta che andremo nel senso a mettere in pratica, se è Operativo, possibile, certo. questa strategia. C'è Mario che scrive: c'è la possibilità di approfondire la strategia dello stocastico con Bollinger o Bollinger come preferite? Mi sa che Marco Martire, avete fatto già un programma di formazione oppure come è possibile approfondire? Lo faremo la settimana prossima eventualmente. Faremo la settimana prossima, anzi sarà anche una buona idea per futuri webinar, perché no? Bene, 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 bene. E allora si chiude qui questo primo appuntamento.
con la formazione in collaborazione con Purple Trading. Ci rivedremo qui. Ricordo, a beneficio di chi adesso sta seguendo in diretta su Zoom, che domani vi manderò via email la video registrazione, controllate anche quindi nello spam. Prendete nota ancora una volta dei dati, dei riferimenti di Marco Martire, eventualmente non dovesse arrivare l'email con la video registrazione, perché c'è una promozione veramente molto 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 interessante. Vi ha detto, insomma, potete accedere a una tipologia di conto che vi permette ancora di più di essere performanti. Avete visto la profittabilità dei clienti di Purple Trading è così alta, vuol dire che, insomma, il broker, le condizioni operative, la piattaforma e tutti quei servizi offerti sono performanti, quindi vi mettono la condizione di guadagnare di più. E allora, Marco D'Andrea, che è lì tutto in silenzio, è un po', mi dispiace, pericoloso, però saluti. Grazie, Marco D'Andrea. Sei traumatizzato dai stop loss, i supporti e le resistenze. Aspetta che intanto togli la condivisione, se cortesemente, Fabrizio, sì, perché non vorrei toccare più niente, perché prima ho fatto non so che cosa, ho combinato prima nel trambusto. Grazie Marco D'Andrea, super Marco D'Andrea, grazie. Grazie a te Renato, è sempre un piacere, un onore essere tuo ospite, soprattutto onorato di questo bellissimo gruppo, e mi ha fatto tanto piacere passare qui del tempo con voi, quindi vi rimando all'appuntamento, insomma, del tra prossimo. Una settimana. Esatto. Tra una settimana, perfetto, e grazie a Fabrizio Mastroforti. Grazie Renato, a te per l'ospitalità, Marco Martire ugualmente per l'ospitalità, e un saluto, un abbraccio all'amico Marco D'Andrea. E io ringrazio Marco Martire, ripeto, tutto questo è possibile grazie a questa partnership che poi vedremo, insomma, faremo sapere anche per i prossimi mesi. Grazie Marco! Grazie tantissimo Renato, grazie a tutti e due, sia a Fabrizio e a Marco, è stata una puntata come al solito interessantissima con loro e simpaticissima anche per tutte le cose che sono avvenute, quindi questo è il bello, mi sento a casa soprattutto con loro, quindi davvero, davvero un grazie speciale a tutti voi ragazzi. E grazie di cuore veramente ai tanti partecipanti collegati su Zoom e chi sta guardando la video registrazione, l'appuntamento quindi è tra una settimana. Strategie operative su indici, commodity e forex, sarà una sessione più operativa. Grazie a tutti, allora, arrivederci. Grazie, ciao a tutti. Grazie, ciao.